aggrappato ad uno sperone roccioso a 836 metri di altitudine, ai confini con il Lazio, in uno scenario dominante, la valle del torrente Rosciano, sorge il borgo medievale di Polino. Il comune, con i suoi circa 300 abitanti, è uno dei più piccoli e graziosi d'Italia. Polino si trova nella regione che è il cuore dell'Italia, cosiddetta Umbria, nella zona sud, a confine con il Lazio. È un paese di confine, è un borgo medievale stupendo, bellissimo. Non sono un po' tifoso, però insomma è bellissimo. L'origine di Polino risale al lontano XII secolo. Il paese fu roccaforte di vari feudatari e fu legato al Ducato di Spoleto. Questo paese è nato circa nel 1100-1200, quindi nel primo Medioevo. È un paese che era un paese sentinella a confine fra lo Stato Pontificio e il Regno Borbonico, e quindi sotto il Gran Ducato di Spoleto. È sempre rimasto prevalentemente sotto il Gran Ducato di Spoleto. Un paese molto importante perché era passaggio di briganti che si collocavano a Salto del Cieco nelle dogane fra lo Stato Pontificio e il Regno Borbonico, per poi rapinare e aggredire i passanti che trovavano il ferro nelle nostre miniere di argento, bronzo e ferro. Al borgo si accede attraverso l'antica porta sormontata dallo stemma comunale. A fianco un torrione cilindrico, sede dell'ufficio doganale e della milizia. Percorrendo i caratteristici vicoli del centro storico è possibile ammirare il portale del vecchio tribunale nel cuore del borgo. E la chiesa. Nella parte più alta del paese si erge la meravigliosa e ben conservata rocca, costituita da due torri cilindriche su una pianta poligonale. Terra di confine con il Lazio e dunque di grande importanza strategica, Polino fu molto ambito dal Medioevo in poi. Qui la necessità di difendersi dalle intrusioni straniere con l'edificazione di una maestosa rocca, risalente al XII secolo. Sorta per volontà della famiglia dei Polini, racchiudeva all'interno delle sue mura le case dei benestanti. Nella fortificazione, oggi di proprietà del comune, è allestito il Museo dell'Appennino Umbro. Il percorso di visita si articola in due parti. Nel sotto si affrontano gli aspetti geologici dell'Appennino, dell'ambiente di vita delle Ammoniti alla formazione delle tre catene montuose, dalla cascata delle Marmore alla formazione delle grotte. Nel sopra domina la tematica naturalistica, la lettura dei segni e delle tracce che gli animali lasciano sul territorio, lo studio della flora e della fauna, attraverso giochi didattici che entusiasmano adulti e bambini.
Di notevole rilevanza è la nuova sezione dedicata al sito della Cava d'Oro, importante per Polino sia da un punto di vista storico che geologico. Nel 1762 vennero aperte a nord del paese miniere di ferro, argento ed oro. Con i metalli si coniarono alcune monete di Clemente XIII, tra cui una medaglia recentemente individuata. Altro monumento interessante è la Fontana di Polino. Eretta nel 1615 per opera del marchese Giulio Castelli in stile tardo manieristico, domina Piazza Marconi all'ingresso del paese. La facciata è costituita da blocchi irregolari in pietra calcarea, con al centro una raffigurazione della regina Giovanna di Napoli. Ammirevoli sono gli elementi scultorei che ornano la struttura tripartita. La vasca centrale è sormontata da un marforio che cinge un oltre, dal quale sgorga l'acqua condotta da una sorgente montana. Ai lati, due vasche minori raccolgono l'acqua che fuoriesce da sculture leonine. Polino non ha la zona né artigianale né industriale, è un paese totalmente incontaminato. Quindi la vostra visita è salvaguardata da una serie di eccellenze ambientali proprio, dove la persona si ristora, culturalmente può passeggiare e visitare il museo, conoscere la storia e trascorrere tranquillamente un fine settimana senza problemi. Tra le tante manifestazioni che il paese ospita durante l'anno, sicuramente la più attesa è la festa del patrono Sant'Antonio. Il legame con il patrono Sant'Antonio da Padova e Sant'Antonio Abate risale intorno al 1750. È sempre stato, diciamo così, molto molto legato alla cultura e alla storia del nostro paese e in modo particolare perché in questa zona era molto frequentata da bestiame e quindi Sant'Antonio da Padova è stato riconosciuto come il protettore, quindi il nostro patrono. Si festeggia due volte l'anno, il mese di gennaio Sant'Antonio Abate e il mese di giugno Sant'Antonio da Padova. Questi due santi sono molto 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 collegati con la nostra storia paesana, perché appunto erano le feste tradizionali del nostro paese dove venivano sempre benedetti gli animali e quindi c'è questo tipo di cultura molto molto legata. Ancora oggi persegue e prosegue. A gennaio e a giugno si svolge dunque la solenne processione che dal paese sale all'eremo dedicato ai santi Antonio da Padova e Antonio Abate. L'eremo, risalente al XII secolo, è quasi interamente scavato nella roccia. Dopo la messa, il corteo religioso ridiscende verso il borgo, attraversando il suggestivo e incontaminato bosco di Leccio. Il tutto allietato dalle esecuzioni della banda musicale e dall'offerta di ciambelle all'anice e vino. Thank you.
Oltre alle manifestazioni religiose, ciò che caratterizza la festa di Sant'Antonio da Padova è la tradizionale sfilata delle canestre. Noi abbiamo un particolare estremamente significativo, che è la famosa tradizionale sfilata dei canestri addobbati in costumi d'epoca, che sfila dalle vie dalle vie del centro storico del nostro borgo fino a tutto il paese. Sono tutte le persone di Polino in vestito, diciamo così, tipico del paese, che portano questa canestra addobbata di fiori fatti tutti a mano artigianalmente, e rappresentano una meravigliosa, diciamo così, scenario con molti colori, dove dentro ci sono dei piccoli doni che venivano poi trasferiti ai cosiddetti santesi o gli organizzatori delle feste, che l'anno successivo poi si impegnavano a realizzare la festa del Santo Patrono. Questo era uno scambio molto importante e è rimasto così negli anni. In abiti d'epoca, gli abitanti di Polino sfilano per le vie del paese, cantando e ballando le musiche della tradizione. Tutta la passione e la dedizione con cui da secoli viene perpetuata la tradizione della sfilata rimane nel cuore dello spettatore, che non può fare a meno di rimanere affascinato e catturato dalla magia dell'imperdibile evento.